Dopo qualche giorno fa, Cane Secco rilasciò la copertina di Veleno 8, parodizzando appunto quella di Veleno 7 di Gemitaiz e Madman. La stragrande maggioranza del pubblico è andato contro di lui per questa scelta. Dopo aver droppato ufficialmente il singolo, questo non solo è finito primo in tendenze, ma dalla stragrande maggioranza dei commenti si può leggere che tutto quanto il pubblico è d'accordo sul fatto che sia obiettivamente un brano di eccelsa qualità, livello di rime, di base, di flow, di idee del video anche. Ci sono anche un sacco di provocazioni molto ma molto pesanti e esplicite, come la faccia di Gemitaiz con tatuato sopra un coglione al posto di Misunderstood. Ovviamente, essendo finito prima in tendenze, un minimo di considerazione anche non volendo gliela dovevo andare. Infatti Gem ha risposto con una storia dicendo che le aquile non volano con i piccioni, riferendosi appunto al fatto che lui è un livello talmente superiore che non ha senso che si abbassi a rispondere a queste cose. Anche se in questo caso il piccione è prima in tendenza, quindi forse piccione neanche troppo alla fine. Cane Secco ha invece fatto una serie di stories in risposta a questa di Gem, quindi vi lascio a quelle, la situazione sta facendo veramente interessante, stiamo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni. Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate di tutto quanto e da che parte state in questo dissing. Noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio. Bello ordine, attimo di serietà, mo a parte le follie estreme che faccio con rap, tutto divertente, ma torniamo a parlare delle cose importanti. Oggi ancora Daily Donut e ancora quello all'Oreo, dice dove hai preso? Oreo al serio? Belli balordi, qua mi stanno a dire che questi mi stanno a rispondere con le frecciatine su Instagram. Poi quando loro dicono a me che sono influencer, oh, io almeno intanto faccio le rime, spacco pure il culo su Twitch. Infatti se beccamo tra un po', questi li lasciamo a mandare le frecciatine su Instagram. Ah! Belli balordi, tra 10 minuti live su Twitch. Stasera se leggiamo un po' dei commenti sul video che ho caricato oggi su YouTube di Veleno 8. E poi più tardi facciamo pure un po' di gaming, che vedo che mi prende sempre bene. Quindi intanto vi lascio il link se volete iscrivervi.